prossimi impegni del Consiglio regionale. Si è riunita il 30 novembre a Palazzo Lascaris la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per stabilire il calendario dei lavori fino alla fine dell'anno. Tra gli impegni, l'insediamento delle commissioni d'inchiesta e d'indagine e l'avvio dell'esame dei documenti finanziari. Il presidente Cattaneo all'Aquila. Partirà nelle prossime settimane il cantiere per la costruzione del nuovo asilo di Tempera, frazione dell'Aquila, finanziato con il contributo del Comitato di Solidarietà della Regione Piemonte. Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha incontrato il 24 novembre all'Aquila, dove si è tenuta l'assemblea della conferenza dei presidenti dei consigli regionali, la responsabile del Comitato Tempera Emergenza Terremoto, Linda Ciuffini, e l'ingegner Sergio Alfonsetti, progettista dell'asilo nido. Capo di Stato d'Albania a Palazzo Lascaris. Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha ricevuto il 26 novembre a Palazzo Lascaris il presidente della Repubblica albanese Bamir Topi. All'incontro, che per la prima volta in 41 anni di storia ha visto un capo di Stato straniero presso la sede dell'Assemblea regionale, hanno partecipato anche l'ambasciatore della Repubblica di Albania in Italia, Lesh Kola, il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido e il consigliere segretario Lorenzo Leardi. C'era l'amore nel ghetto di Varsavia. Per il ciclo Filo Diretto, organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione, il 28 novembre a Palazzo Lascaris sono stati presentati due volumi su Marek Edelman, vice comandante dell'insurrezione del 1943 nel ghetto di Varsavia. Sono intervenuti Roberto Placido, vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Brunazzi, docente dell'Università di Bergamo, Cristina Jaworowska e Sara Kaminski dell'Università di Torino, e Donatella Sasso dell'Istituto di Studi Storici Salvemini. Risorgimento e resistenza. A Palazzo Lascaris il 24 novembre e il 25 novembre si è svolto il convegno internazionale di studi Un secondo risorgimento, la resistenza nella ridefinizione dell'identità nazionale. Organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale e dall'Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea Giorgio Agosti, nell'ambito del 150° dell'Unità d'Italia.